Ciao a tutti, sono Gigi Carrera, siamo su Boe nella vigna della famiglia Murgia, siamo a 27 febbraio, c'è molto caldo, le piante stanno già piangendo e in questa fase dell'impostazione del vigneto facciamo vedere come con la tecnica dell'allungo ci predisponiamo per la prosecuzione della linfa. Quindi con l'allungo del cordone, facendo un altro punto vegetativo, sfruttando diciamo entrambe le parti di uno dei bracci del cordone. L'anno scorso cosa abbiamo fatto? Abbiamo potato col moncherino, abbiamo lasciato un moncherino a due gemme nella prima gemma prossima al filo di banchina. Abbiamo lasciato un'altra gemma. Abbiamo lasciato un tralcio a tre gemme per la prosecuzione, in modo che la linfa, oltre che in questa parte di su, scorra anche nella parte di giù. E adesso lo dobbiamo potare. Quindi che cosa dobbiamo potare? Perché uno di questi sarà il prossimo punto vegetativo. Quale sarà il punto vegetativo? Quello che mi assicura che in tutta questa parte la linfa vada verso il basso. Quindi abbiamo lasciato una, due, tre gemme. Teniamo questo che sarà il tiralinfa per tutta questa parte. Questa parte è naturalmente secca, un moncherino secco, e potua una più una gemma. Questo mi assicura da questo momento in poi la ramificazione verso questa parte. Quindi io dovrei pensare che l'anno prossimo avrò qualcosa del genere. E da qua poi incomincerò a salire. Il resto cosa faccio? Lo potto stando attento alle corone. È legno di un anno, devo stare attento alle corone in modo che la pianta possa cicatrizzare bene. Faccio dei tagli che la pianta ben sopporta. E adesso mi potto il castelletto. Cosa faccio? Non elimino questa parte per svecchiare, come si suol dire, ma incomincio la ramificazione facendo che cosa? Elimino questo legno, che è il legno di un anno, stando attento alle corone. Dopodiché, questa parte è la parte secca, per cui la posso eliminare tranquillamente. E questo me lo porto a una più una. E incomincio a rimettermi in asse, perché questa poi sarà la gemma che mi va verso su. Vediamo da questa parte, stessa cosa, abbiamo lasciato una che non si vede qua, ma che non è germogliata, più una, quindi due e tre. Questo è il tralcio che dovrò potare per assicurarmi la ramificazione, il secondo punto vegetativo. Questo è secco, quindi lo posso rasare, lascio uno più uno. E questo è l'elimino. A questo punto, come prima, questo lo elimino facendo attenzione alle corone. E questo qua, come in questo caso. Questo non taglio qua perché farei un taglio molto grosso e quindi una porzione di legno secco importante, quindi elimino questo tralcio. Intanto rifilo il secco, elimino il secco, la parte è secca. Elimino questo tralcio facendo attenzione alle gemme di corona. E cosa lo porto? Una più una. E così per quest'anno avrò una produzione di 2, 4, 6, 8 gemme per un totale di 8 tralci. In questo caso specifico abbiamo un punto che è un po' strano, più che altro se n'è andato qua, non l'ho legato bene, infatti si è staccato, per cui questo è un caso in cui devo stare attento a come potare per non rompere, per non spezzare la parte che è rimasta. Non ho grossi problemi perché comunque era legato da questa parte. E poi c'ho un punto vegetativo un po' strano, perché questo quando abbiamo lasciato questo tralcio non era perfettamente in asse, cioè le gemme non erano verticali o verticali sull'asse, solo erano un po' spostate. Non succede niente. Vediamo come potarlo. Allora, questo è sempre il tralcio che abbiamo lasciato, il moncherino con una, due, tre gemme, che mi assicura la parte di linfa che va, ecco, questo diciamo è verso il su e questo è verso giù, che mi assicura la parte verso giù, quindi il trasporto di linfa verso questa.
Questo è più verticale, ma io voglio fare in modo di non fare tagli di 2 anni, perché se tagliassi qui e utilizzassi questo per la ramificazione farei un taglio di 2 anni. In questo caso specifico lo posso anche fare, perché? Perché la porzione di secco che lascio qui è sufficiente. Se fosse stato più vicino, no. Cioè, no, tipo, non avrei tagliato qua, perché questa porzione è molto bassa. Essendo invece una porzione di legno sufficientemente ampia, posso utilizzare questo, quindi fare un taglio qua e taglio. Ok. Lascio uno spazio sufficiente di secco e questo lo porto a una più una. E in questo modo, questo è il moncherino che mi fa partire la ramificazione. Questo invece lo taglio rispettando le gemme di corona. Punto vegetativo. Non taglio qui perché sennò farei un danno troppo grande, soprattutto non lo taglio perché in realtà questo tralcio si sta riportando verso l'asse, cioè diciamo verso il piano ideale, per cui elimino questo facendo un taglio di 1 anno rispettando le corone e la pianta lo sopporta bene. Questo ho già in parte eliminato, faccio un altro piccolo taglio per la porzione di secco. Siccome è un tralcio non è molto vigoroso, qua non si vede, qua dietro c'è il bouillon, qua c'è una gemma franca e lo porto quindi a una gemma franca, in modo che da sfruttare poi la partenza l'anno prossimo del, diciamo che l'anno, sì, va bene, l'anno prossimo utilizzerò questa qua, ok? Sarà così. E mi sto riportando praticamente in asse. Da questa parte è la stessa cosa. Allora, in questo caso questo è perfettamente allineato, quindi lo posso utilizzare per la mia ramificazione, l'ultimo punto vegetativo del cordone. Lo porto con questa gemma ultima che mi serve per salire. Gli altri li porto tutti rispettando le gemme di corona. E questo lo porto rispettando le gemme di corona. E questo punto vegetativo lo porto in questo modo. Elimino questa, che tra l'altro è evidentemente una gemma che ha germogliato molto male. Qua c'è un doppio germoglio, l'avrei dovuto eliminare in fase di potatura verde. Questo è un punto abbastanza debole, quindi cosa faccio? Elimino questo e lascio soltanto il bouillon, è molto misero, più una gemma, e lo rinforzo un pochettino. Ok? Quindi in questo caso la potatura è effettuata. In questo caso, come in altri, abbiamo lasciato il tralcio a 3 gemme l'anno scorso per la prosecuzione di questa parte del cordone. Quindi notiamo qual è la direzione: questa è la parte superiore, questa è la parte inferiore. Quindi qual è la gemma che mi serve mantenere, o meglio il tralcio che mi serve mantenere per la prosecuzione? Abbiamo lasciato 1, 2, 3, questo qua. Prima gemma verso il basso, seconda gemma verso il basso, quindi questo è quello che devo portare. Per cui, come lo porto? Allora, questo lo elimino, un traccio di 1 anno, quindi porto, stando attento alle corone, idem come sopra questo, sto attento alle gemme di corona, così la pianta cicatrizza bene. Questo è tutto secco, quindi lo posso eliminare qua. È secco, si vede che è secco, e questo lo porta a 1 più 2 gemme e taglio qua. Questo adesso lo leggo e così ho il cordone assicurato, anzi la branca del cordone assicurata. In questa fase sto perdendo. In questa fase sto impiegando parecchio tempo per potare, perché sto finendo di impostare. Diciamo, naturalmente poi quando i cordoni saranno tutti impostati non avrò più problemi. Ecco, vediamo, questo è un caso interessante. Allora, questo è un caso che devo stare attento come potare, perché se io elimino questo e utilizzo questo qua, quindi lascio questo tralcio portato da 2 gemme, me ne vado troppo lontano. Quindi cosa faccio? Anziché utilizzare questo qua, questo lo raso pure.
questo lo eliminiamo, questo è una gemma latente, e questo lo poto a quante? A due gemme, anzi a una gemma bullion più un'altra gemma, così mi sfrutto questa gemma per ritornare in asse. Questo qua l'anno prossimo poi naturalmente lo elimino. Vediamo da questa parte. Idem come prima. Parte alta, tra virgolette, della branca del braccio del cordone e parte bassa. 1, 2, 1, 2, 3. Questa qua è quella che devo lasciare e pottare a due gemme. Una più una. Questo tutto qua. Elimino qui. Non ho paura di tagliare un po' più lontano, questo lo poto stando attento alle gemme di corona, idem come sopra, idem come questo qua, e questo qua come prima. Allora non vado verso l'esterno, perché poi andrei a una situazione in cui il cordone obliquo che non è il mio interesse, quindi raso le corone qui. Eliminare tanto è secco, e questo lo porto a due gemme. In questo modo l'anno prossimo me ne torno verso l'asse, mi rimetto in asse, questo è molto più dritto, e poi comincerò a ramificare. Ok, in questo caso abbiamo lasciato, come si vede, il tralcio verso il basso per la continuità del flusso della linfa in questa branca del cordone, quindi qua, con una, non si vede qua dietro, una, due, tre, lasciato una in più, ma la prosecuzione è questo qua, quindi il tralcio che poi devo lasciare, che devo potare, diciamo, a due gemme, è questo qua, che mi assicurerà la continuità della linfa verso questa parte. Quindi cosa faccio? Questo lo elimino, siccome questo è un legno di 2 anni, non taglio qui, ma taglio qua, lascio un'adeguata porzione di legno di rispetto, ne lascio un po' di più, tanto non succede niente, questo qua poi si secca. Okay. Questo lo elimino, questo è il legno di 1 anno, quindi lo posso eliminare facendo un taglio attento alle corone, alle gemme di corona, che aiuteranno la pianta a cicatrizzare, e questo lo potto a una e due gemme franche. Okay. E così l'ho fatto. Mi preoccupo adesso del moncherino lasciato l'anno scorso. Questa è una gemmetta che non mi interessa, un tralcetto che non mi interessa, quindi lo elimino. In questo caso la scuola classica direbbe taglia qui perché devi svecchiare, però facendo in questo modo cosa succede? Succede che avrei un taglio abbastanza importante di, diciamo, un pollice di sezione, un pollice, non un pollice, l'unità di misura, ma un pollice. E quindi cosa faccio? Anziché eliminare qua, taglio raso questo, il cono di disseccamento andrà a prendere questa porzione di secco, che tanto posso anche lasciare, tanto lo elimino l'anno prossimo, questo mi si secca tutto, raso bene. Bene, questo mi secca tutto e non ho problemi di continuità di linfa verso questo tralcio, che porto a quanti? Una più una, e il castelletto è fatto. Poi adesso cosa faccio? La faccio naturalmente ora. Ci sono stati dei casi, ho visto delle vigne in cui ci sono dimenticati di, come dire, di legare il tralcio, la branca del cordone, e l'hanno invece attorcigliato attorno al filo di banchina, col risultato che poi è successo che il filo di banchina si è meglio il cordone si è pappato il filo di banchina. Questo lo elimino perché è un pezzettino del moncherino lasciato qualche anno fa. Passiamo a questa parte. Questo naturalmente è uno che avrei dovuto eliminare in potatura verde, evidentemente mi sono dimenticato, però lo elimino facendo un taglio rispettando le gemme di corona. Mi è partito
il legaccetto. Stessa cosa qua, cosa ho lasciato? Un tralcio con tre gemme, una, in realtà quattro gemme, perché sarebbe una, allora, una, due, tre e una quattro. La continuità su questa parte, perché una è questa, e ho questo castelletto, l'altra è qua sotto, becco questa. Quindi, dal suo modo, non, questa l'elimino, non taglio raso qua, perché questo è questo. Questo è legno di 2 anni, quindi elimino qui e comincio a costruirmi il castelletto da questa. Gli altri li elimino facendo dei tagli, attento alle aspettare le gemme di corona, e le elimino lasciando 1 e 2 e mi riporto in asse. Adesso pensiamo a questo. Come prima, come abbiamo visto prima, non la tecnica classica direbbe taglia qui. Taglia qui, perché tagli qui svecchi. No, perché in questo caso la porzione di seccamento è importante. Quindi cosa faccio? Come prima, raso questa parte. Il cono di seccamento mi va a interessare questo moncherino che si seccherà completamente, e l'anno prossimo lo elimino. E questo lo lascio 1 e 2. E tra l'altro così mi riporto in asse. Adesso questo lo leggo, questo lo butto e lo leggo con un altro pezzettino di filo gommato, non so come si chiama in termini tecnici, lo chiamo filo gommato. In questo modo per quest'anno ho 2, 4, 6, 8 gemme. Questo è il cordone a 8 punti vegetativi che abbiamo costruito senza la tecnica dell'allungo. E ogni video che sto facendo voglio rappresentare una fase della potatura di questo cordone per vedere come negli anni si evolverà. I più attenti ricorderanno che purtroppo qua il cordone si era rotto e quindi di fatto abbiamo soltanto la parte superiore del braccio del cordone che porta linfa a questi punti vegetativi. Non so quanto durerà, però fino adesso sta durando. Vediamo un pochettino quello che succede. In ogni caso lo potiamo, e vabbè, come lo potiamo? Questo è facile, moncherino dell'anno scorso lo eliminiamo. Siccome questo è un punto vegetativo debole, lascio il buriglione più una gemma franca e lo taglio qua. È ancora vivo. Quindi vuol dire che la linfa sta scorrendo. Vediamo quest'altro. Allora, in questo caso non elimino questo per svecchiare, perché farei un taglio troppo importante. Quindi cosa faccio? Mi rimetto in asse sul piano del cordone, elimino questo facendo un taglio, attento alle gemme di corona. Questo è il moncherino che ho lasciato l'anno scorso. Anche questo è un punto vegetativo abbastanza debole, quindi lo porto a buriglione più gemma franca. Ed è un altro castelletto impostato. Questo è facilissimo, si vede. Non è partita la gemma, quindi elimino il moncherino, la parte di secco. Questo lo posso lasciare una, due, tre, ne lascio una in più. Idem dicasi per questo. Questa è partita una gemmetta, ma un germoglietto minimo, rifilo appunto la parte di limone del moncherino. Questo non è molto debole, lascio questa più questa. Limino qua e andiamo da questa parte. Qua invece il cordone funziona a tutto. Come lo potto? Anche in questo caso non elimino questo, ma elimino questo qua, perché tanto qui sono destinato ad andarmene non si sa bene dove, perché si sta schiacciando, quindi questo lo elimino. Faccio un taglio, è piuttosto stretto, ok. Via. Questo gli lascio una più una, eliminato.
Idem questo qua, mi riporto in asse, non vado su questo perché mi sto andando verso l'esterno, questo lo elimino. E questo lascio una più una. E dopo elimino la porzione di secco. Questo è soltanto un traccio è debole, quindi una più una taglio qua. Questo invece è interessante perché allora io ho 1, 2 e 3 tralci. Di questi qua, quale mi interessa mantenere? Mi interessa mantenere non tanto questo verso l'alto, che lo posso sempre recuperare, ma mi interessa tenere questo qua sotto perché è quello che mi garantisce che è una gemma che proviene da qua sotto e quindi mi garantisce la possibilità di utilizzare anche la parte bassa del braccio del cordone. Quindi elimino tutto il resto. Questo faccio un taglio di un anno, anche se è più verticale, però mi interessa recuperare la germogliatura da questa parte. Questo sono costretto a eliminarlo qua perché altrimenti non riesco ad aprirmi, quindi faccio un taglio, è vero, di 2 anni, ok? Che quindi, diciamo, è un po' più impattante per la pianta, anche se 2 anni è una pianta... la sopporta ancora bene. E questo invece lo poto, allora gli lascio una gemma che sta andando verso l'esterno più una. Dopodiché negli anni a seguire mi riporterò in asse. Quindi a questo punto il cordone a 8 punti vegetativi è stato potato e vediamo come andrà, insomma, negli anni a venire, ok? Questo è un caso interessante perché, a parte il fatto che ha un forte vigore la pianta, in questo caso devo fare una scelta come dire, che è dovuta alla disposizione geometrica del vigneto. Questo sta tra due piante che ho rimpiazzato, sono due ho mandato portato sugli astoni. Quindi devo stare attento a non allargarmi troppo. Diciamo che in queste condizioni siamo già più o meno a 20 e 40 centimetri, ok? Quindi in questo caso, avendo lasciato l'anno scorso il tralcio con una, due, tre gemme, in realtà ce n'è una anche in più, ne ho lasciato 4, non posso prendere questa gemma come ultima per utilizzare come tiralinfa. Sono obbligato a scegliere questa perché altrimenti me ne vado troppo verso destra, verso la mia destra, quindi la sinistra nel video, e rischio di affastellarmi con l'impostazione della pianta successiva. Quindi in questo caso sono obbligato a fare un taglio di 2 anni, quindi tagliare qui, okay, taglio lontano per dare una sufficiente porzione di legno di rispetto, quindi secco. Questo lo potto, è un buon tralcio, lo potto a questa gemma. Questo invece lo potto rispettando le gemme di corona. Oh. Per quanto riguarda invece, e questa qua mi assicura la continuità, questo è il tiralinfa per questo cordone, quindi per questa parte, quello che interessa a noi è questa parte, perché la parte di su è assicurata da questo qua. Quale lascio di questi due? Non posso tagliare qua. Se tagliassi qua, si vede, è molto grosso, quindi creerei un grosso cono di seccamento. Quindi cosa faccio? Ritorno in asse con questo, poi questo qua se ne sta andando verso il futuro. Ritorno in asse con questo qua più verticale, questo lo elimino rasando. Lo elimino rasando e questo lo poto, 1 e 2. È un castelletto, ce l'ho già, uno e due castelletti. Questo è una gemma che è germogliata, diciamo, prima della curva. Quella curva sarebbe dovuta essere un po' più stretta, ma non succede niente. Questo lo elimino con un taglio di un anno rispettando le corone. Questa cosa dall'altra parte, in questo caso una gemma non ha germogliato, quindi l'ultima gemma che mi interessa mantenere è questa qua. Qua faccio un taglio, questo è secco, secco. Questo è secco, ovviamente, perché non c'erano
perché avevo degemmato le altre gemme, le gemme successive. Questo lo elimino facendo un taglio rispettando le corone, questo qua dietro, bello vigoroso, bello grosso. E questo lo porta una più due gemme. Poi ovviamente lo devo legare, questo devo stare attento perché è molto grosso, quindi devo stare attento a come lo leggo. Poi lo abbasso un pochettino, sono un po' troppo alto. Ok. Adesso poi questo qua me lo porto dall'altra parte. Come in questo caso, anche qui non faccio un taglio in questo modo, ma faccio un taglio rasando questo tralcio in modo che il secco vada a interessare questo moncherino, e questo lo porto a una più due gemme, una più una gemma. Quindi è crollato il filo, il doppio filo, e lo devo risistemare adesso. Dopodiché qua devo fare un lavoro, perché devo portare questo lo elimino, devo portare la pianta davanti al ferretto. Adesso la sistemo. Comunque, al netto di questo, la potatura è effettuata. Poi naturalmente l'anno prossimo questo moncherino lo elimino, e questo moncherino lo elimino perché tanto saranno completamente secchi. Altro caso di potatura con la tecnica dell'allungo, come sempre, dai, moncherino con tre gemme, delle quali tra l'altro una è germogliata qua dietro, non si vede, una sì, un'altra sì. Poi le potto, lascio questa come tiralinfa per la parte bassa, quindi elimino questa parte di secco. Questi qua li elimino facendo attenzione alle corone. Questo lo porto a due gemme, una più una. E poi da qua incomincio la ramificazione. Qua devo stare attento perché se tenessi questo andrei in una posizione di chiusura che non ci interessa. Quindi cosa faccio? Anziché tagliare qua sotto, tutta questa parte, no. Faccio così, elimino, raso questa parte, questo. Così che il secco va a prendermi la porzione di questo moncherino, che tanto si stava già seccando e quindi non mi interessa più. Qua c'è un doppio germoglio che avevo dovuto eliminare, mi è sfuggito, evidentemente. Elimino questo. Questo è deboluccio, quindi lascio una più una. E da qua parto per la ramificazione. Questo è un punto basso che elimino rispettando, facendo un taglio di un anno nel rispetto alle corone. Stessa cosa da questa parte, traccio con tre gemme, una, due e tre. Mi lascio questa per la prosecuzione diciamo, come tiralinfa. Gli altri li porto rispettando, facendo tagli di un anno, quindi rispetto alle corone, e questa la porto una più una. Tra l'altro questa qua è la gemma che mi servirà per andare verso su, per tornarmene su. Poi questo adesso lo sposto qua, così me ne torno in asse. Questo è bellissimo perché ho già una gemma perfettamente in asse, non chiudo il legno di 2 anni perché non mi serve a nulla, anche per un altro motivo non lo chiudo. Dunque, per 3 motivi sostanzialmente. Primo, un taglio del genere fa molto male alla pianta perché sono attaccato all'innesto, tra virgolette all'innesto, quindi alla partenza del punto vegetativo. Quindi fa malissimo, non posso tagliare così, crea un cono di segamento importante che mi va a inficiare tutto il passaggio della linfa. Secondo, questo tralcio sta andando a chiudersi e se ne sta andando diciamo in obliquo. Avrei potuto ottenerlo se avessi impostato dall'inizio la potatura con il cordone di tipo obliquo, quindi diciamo privilegiando sempre le gemme verso il basso, che vanno ad andarsi verso, per aver dovuto lasciare più spazio è molto più complicato. Preferisco andare in altezza, quindi non tengo questo, non poto questo a due gemme, questo lo elimino facendo un taglio rispettando le gemme di corona. E questo, siccome è debole, lo lascio a più lion più gemma franca. E poto qua. In questo modo il cordone è potato perfettamente. Ultimo caso di potatura, di impostazione con il metodo dell'allungo, diciamo, come abbiamo visto, abbiamo potato le piante
Partendo dal fatto che abbiamo lasciato l'anno scorso un tralcio, abbiamo portato il tralcio a 3 gemme, 1, 2, 3, per poter permettere alla pianta di sfruttare la parte bassa del braccio del cordone, oltre che la parte alta, che è intercettata da questo punto vegetativo, da questa parte. Quindi come lo portiamo? Sfruttiamo tutta la parte bassa, portando il cordone, portando questo piccolo traccio che abbiamo lasciato, come questo lo eliminiamo con rispetto delle gemme di corona, questo lo portiamo a una più due gemme. E da qua poi parte la ramificazione. Il punto è quindi che la parte bassa, diciamo, del braccio è salvaguardata. Sì, in questo caso non è propriamente drittissimo, vabbè, pazienza, tanto comunque in ogni caso riuscirò con le potature successive a rimettermi in asse. Questo punto vegetativo invece è in asse, non elimino questa parte perché questo tralcio sta andando con le gemme a chiudersi, quindi questo lo poterò con rispetto delle gemme di corona. Questa è la porzione di secco che elimino perché non mi serve più. Questo lo poto facendo attenzione alle gemme di corona. E da questa parte lascio una più una gemma in asse, facendo partire così la ramificazione. Qua c'è una gemma che appunto è rimasta, ma che non ha germogliato. Idem dicasi da questa parte. Tralcio ho lasciato l'anno scorso, 1, 2, 3. Questa è la tiralinfa per quanto riguarda la parte bassa del braccio, quindi la porto una più una, corte. Questo lo elimino, facendo un taglio che rispetti le corone. Questo lo elimino lo stesso con un taglio che rispetti le corone. Stessa cosa, non vado a chiudere questo perché andrei a fare un taglio tra l'altro troppo grosso, in corrispondenza del passaggio di linfa, se volessi lasciare questo. Infatti questo non lo lascio, lo elimino. Faccio un taglio rispetto alle corone, elimino la parte di secco, uno più uno, questo è il debolino, quindi lascio il burillon più una gemma franca. E in questo modo il cordone è potato con il fusto che funziona al 100%, le due branche del cordone che funzionano anch'esse al 100%, perché questa porta linfa così, uno e due, e questo porta linfa così, uno e due. E quindi non ci resta che attendere il germogliamento. Quindi alla prossima, ciao!